Oggi sono usciti i Team of the Season, io non c'ho una lira. I miei amici hanno squadre che sembrano dei Frugioi, sono tutte colorate e io sto ancora coi bronzetti. Idea! Passa su fifacredits.com, il sito di crediti dove puoi acquistare i tuoi FIFA coin a prezzi bassissimi, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Match Social. Riprendiamo a giocare a FIFA 15 Ultimate Team. E rispetto all'ultimo video ragazzi siamo già in divisione 8. E se vinceremo le prossime due partite saremo promossi e vinceremo anche il titolo. Ma in tutto questo c'è un grande errore perché ho detto sì. Ma intanto la formazione è un po' cambiata rispetto allo scorso video. Però ragazzi tutti veramente low cost, pagati massimo. Veramente ecco, il giocatore che ho pagato di più è stato Radu. L'ho pagato 3000, ma perché in Serie A ragazzi non esistono terzini sinistri. Potete vedere un destro. Ho preso in attacco Torres perché costava 3 caccolette, anche Mario Gomez, ma l'ho preso proprio da poco, ho fatto solamente 2 partite. Ecco, diciamo che queste statistiche parlano da sole. Per esempio Close 10 partite, 9 gol e 6 assist. Ma lo stesso De Guzman, 6 gol, 4 assist. E c'è in panchina, anzi direttamente nel club, Maurito Icardi con 7 partite e 7 gol. Quindi mano a mano ragazzi sto costruendo la mia squadra. Non voglio spenderci tanto perché non ho ancora capito se farò la squadra della Serie A piuttosto che quella della Premier League eccetera eccetera. Adesso come vi ho già detto i giocatori costano troppo. Ma bando alle ciance ragazzi, iniziamo a giocare. Questa sarà la nostra formazione, che oddio, vista così magari può sembrare una formazione abbastanza difensiva. E effettivamente lo è, però ragazzi dobbiamo anche pensare che stiamo in una divisione bassa, non stiamo spendendo moltissimo, quindi cioè non è che abbiamo tanta qualità in mezzo al campo, ma per come la vedo io ragazzi la sostanza, la quantità a volte, il menare fa la differenza. Andiamo un po'... mamma mia, formazione francese con la casetta lì davanti, Alessandrini lì a sinistra che corre come un assassino, zitti! Non mi rompete. Però ragazzi io voglio affrontare questa sfida bevendomi un caffè. Cin cin. Top ragazzi, ragazzi. Tanto una cosa ragazzi, prima che inizi la partita, se sapete come togliere la formazione che viene scritta in basso a inizio partita, fatemelo sapere perché è fastidiosissima. Proprio lui. Dio Maggio. Dio Formaggio se ne va. Poi si ferma. Cross di esterno, proprio a dire Quaresma guardami, ti sto imitando. Strootman a fare sportellate. Vede Close, miro, miro. Ma e dai faglielo mo. Mostra, mostragliela, mostragliela. Mamma mia ragazzi, subito così, dopo 8 minuti. Speriamo che non quitta. Comunque De Guzman, che ragazzi è un cane. Ancora miro Close, se ne va miro Close. Ancora lui, proprio lui. Proprio lui! 2-0! Mamma mia, al 12esimo, ragazzi, ve l'ho detto, è troppo facile così, troppo facile. Mito, miro, Close! Vai, 2-0. Bravo detto, ragazzi, io sto qua, fa tutto il gaggio, skill, skill, ma non servono le skill, ve l'ho detto, la sostanza, il menare lì in mezzo al campo fa la differenza. Soprattutto quando ci sono queste partite un po' così, dove si deve legnare. E nelle divisioni basse ragazzi è come nella realtà. Vai vai vai, chi gliel'hai presa? Ancora lui, proprio lui. Vai Nigno. E no, il Nigno se lo mangia. Ma c'è Marchisio. E stai 16esimo, 3-0. E sento odore di quit. Sento odore di quit. Marchisio gol. Il principe. No, ok, il principino come lo chiamano. Dai, con la sua barba un po' incolta così, guardate. Torres se lo mangia come il primo degli sprovveduti. Ma arriva Marchisio in spaccata come Carla Fracci. Young Ambiwa, ma i numeretti, attenzione. No, attenzione, ci ha fregato lui stavolta, proprio lui. Mamma mia, un tiro in gol, sempre così. Grosicki, ma chi è? Vabbè, ci ha fregato ragazzi. 3-1, va bene, va bene. Via, palla lunga e pedalare. Close, stop a inseguire. C'è il Nino Torres lì in mezzo da solo. Lo vede? È Nino Torres. Dice sono tornato. No, come fa? No, vuole ballare la rumba. Onda su onda. Mamma mia ragazzi, devo comprare onda e quando segno faccio l'onda. Dio, questa sarà ricordata come le battute più brutte di Mike Scioscia, come se segna vale non vale. Magari se
Boom, Young Ambiwa! Gli fa sentire la presenza. Si rialza, dice no, no, dovevi farlo da dietro, non davanti. Ma Young Ambiwa, quando vede un buco, ci entra. Perché questo è quello che gli hanno insegnato da bambino. Se ne va. Miro, 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 Miro. Re Miro! No! Adesso glielo facciamo. E glielo... Oh, ma se li mangia tutti, Torres! Ma com'è possibile? Nkulu! Nkulu, ragazzi, che ci fa in attacco? Pam! No, lo para, ma c'è Miro! Me ne sto a mangiare tutte, ragazzi. Me ne sto a mangiare... Pam! Però lo subisce lui, no, traversa! Strootman non va! Maledizione! Ragazzi, li stiamo facendo... guarda questi! Vai, Marchetto, fagli la finta di uscire, poi esci adesso! Poi esci adesso! Marchetti! Sant'Antonio da Candreva, che non c'entra nulla assolutamente. Tanto questo c'ha un culo che gioca sempre in attacco, ma perché? Oh, di tacco Torres! Mamma mia, che giocatore vero, vero, verissimo. Pam! Miroglose! Viva la capriola! E dice, so vecchio! Da fuori aria, spapam! Una mina, una pigna! Ma perché non quitta questo, ragazzi, dai? De Guzman, se ne va! Giocatore del Napoli. Giocatore del Napoli. Giocatore del Napoli. Che è successo? Me l'ha dato? È gol o no? Ah, è gol. E beh, perché non mi ha fatto esultare? Va bene, ragazzi, 6-1, incredibile. Ormai proprio goleata, gliele stiamo a fa male. Numeri, ancora De Guzman. Ma qua proprio non c'è. Non c'è filtro. Potrebbe tirar fuori il cartellino. Tiraglielo fuori, sbattiglielo in faccia, su. No! Ma no, porca miseriaccia, malaraccia. 6-1, ragazzi, sinceramente non mandava neanche più di affondare il coltello. Cioè, veramente stiamo tipo sparando sulla Croce Rossa. Ecco, ragazzi, per farvi capire, gli ho fatto 29 tiri, proprio stuprato. Però, su, non mandavate fare troppi gol. Facciamocene un'altra, dai. Ragazzi, ci affideremo alle seconde linee per questa partita decisiva. Se vinceremo, vinceremo anche il titolo. In attacco, Klose insieme a Matti a destro, Pereira, Parolo, Medel, lo schifo. Andiamo, vai! Che squadra, 78, probabilmente Serie A. Minghie! Con Pogba lì davanti, no... Di Natale Palacio, questi corrono, ragazzi, dobbiamo stare attenti, ma non ci importa perché volevamo la sfida e ce l'abbiamo avuta, eccola qui. Tutto pronto, ragazzi, andiamo. Speriamo bene, passaggio proprio così, intanto forse lagga un po', no? Bella, 1-2, ci piace? Subito. Basta, addio! Subito, dopo un minuto! Mamma mia, Miro Klose! Siamo troppo forti, ragazzi! Troppo forti, la prima azione, basta, cross in mezzo, gol. Magari i ragazzi facessero ste azioni pure nella realtà. Peccato, gran gol intanto di Cristiano Ronaldo, anche detto Miro Klose. 1-0 dopo due minuti. Ma questo quitta al volo. No, vabbè, dai, quitta su. Far serio, dai. No, vabbè, ma lagga un po' troppo. Pallo, incredibile, no, portiere. Portiere, portiere. Para quella palla. Pereira ci prova e noi gli segniamo. Gol mangiato, gol subito. E ancora Miro, Mito, Klose, 12esimo, 2-0. Ragazzi, al 12esimo noi stiamo sempre 2-3-0. Vedete qui il culo. Svirgola Pereira con i suoi fette a banana. E poi Miro Klose. Jacques Bonaventure. Jacques Bonaventure. Ma cosa fallo? Cosa? Ma cosa fischi? Ma che? Strootman. Bella palla in mezzo. No, sempre traversa. Boom. Chi ha segnato? Radu. Ha segnato Pereira di testa. Le intuizioni di Marotta. Incredibile. Traversa, poi noi di testa facciamo il tapino. Il portiere proprio a farfalle. Così, guarda, vola come Superman. Yuhu. Imbarazzante. Roberto Pereira. Forte, forte. Mamma mia. Pagato, ragazzi, 300 crediti. Vai. Proprio, la mia squadra è una squadra operaia. Proprio Fabri e Mastri Birrai. Matti a destro. Ci vuole provare con la bomba lui.
Oddio! Ci ha fatto pure l'instant replay. Mattia Destro ha anche detto... Oh, facci vedere l'esultanza. Mattia Destro ha anche detto... Te tiro una mina e scappo. Linf. Mamma mia, ragazzi. Più spettacolare. Gli ha detto di oh, t'offro un Kinder Pinguì, valla a prendere. Gran gol, ragazzi, 4-0, siamo troppo forti. Ah. Ma c'è Medel pure, c'è Medel. Mamma mia, Medel. Mamma mia, Medel. Mo ci ha fatto il miracolo perché ha sbaggato un po', ma Medel è un cane, ragazzi, Medel è un po' un cane. Marchetti batte il calcio d'angolo, ma che sta... Ah, questo sta fulminato, raga. Bam. Atti adesso, se ne va. Ancora lui, proprio lui. Gli fa il numeraccio. Ah, Mattia adesso se ne va in campo aperto. Ma si perde il pallone, ma lo recupera perché lui è Mattia destro ed è forte. Se lo può permettere! Sotto l'incrocio cost to cost. Mattia destro. Che poi ragazzi, vedete quanto a me del calcio e delle fazioni non mi importa niente. Io della Lazio faccio giocare tutti questi della Roma. E finché mi fanno sti gol mi sta super bene. Invece di scrivere siete della Lazio, al Napoli, alla Juve, al Milan, l'Inter. No ragazzi, no. Oltre il cuore, oltre l'ostacolo. Parolo. Ancora gliene faremo tanti. Oggi veramente... Non voglio essere me stesso, ragazzi, quando monterò sti video. Cioè, dovrò fare tipo 100.000 tagli perché ho fatto 63.000 azioni d'attacco e 50.000 gol. Pogba. Pogba in prestito, non è etico, quindi Manolas lo ferma. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Clap clap, 5-0, fine primo tempo, 8 tiri in porta, 5 gol. Questo 4 tiri dove l'ha fatti? Però vabbè. Soltanto un miracolo potrebbe riportare in corso il loro... No, perché Guitti? Non ci divertiamo così. 5-0 comunque, abbiamo fatto 11 gol in due partite. E tanto come gode Hazard. 4.000 crediti che spenderemo probabilmente in nulla. Quindi ragazzi, niente, io direi che per questa puntata possa essere tutto. Mi raccomando, a 2.000 mi piace faremo una nuova puntata di FIFA Ultimate Team. Nei commenti suggeritemi cosa volete vedere, se tipo questa specie di Road to Division 1 a metà, perché almeno secondo me ragazzi finché non arriviamo almeno alla quarta divisione c'è fuffa, vedete, gente che quitta, anche perché il mio storico parla chiaro: 13 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi, 2 sconfitte un po' così, però vabbè. Per il resto ragazzi, fatemi sapere che volete vedere, se ci sono dei giocatori che preferireste vedere nella squadra, non lo so, per il momento sto facendo Serie A, ma cioè, comunque i crediti ce l'ho. Ho raccimolato 37.000. Quindi posso comprare più o meno chiunque. Fatemelo sapere. Un saluto a tutti da Max Show. Ci raccomando, 2.000 like. Prossima puntata. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.